Ricostruire il protagonismo delle classi popolari nello spazio europeo. Potere al popolo gioca il ruolo dell'outsider nella corsa elettorale. La formazione di estrema sinistra, che ha raccolto anche l'appoggio di Jean-Luc Mélenchon, il leader della France Insoumise, lancia tra l'altro anche proposte forti sul tema della giustizia, come l'abolizione del 41 bis e il carcere duro per i reati di mafia e di terrorismo. Euronews ha ascoltato la portavoce nazionale di Potere al popolo, Viola Carofalo. Le abbiamo chiesto prima di tutto di chiarire un'apparente incongruenza nel programma proprio sul tema della giustizia. Inasprimento delle pene per la corruzione e per la mafia, da un lato, e dall'altro abolizione del 41 bis. Allora, non è che pensate soprattutto a persone non mafiose, ma a altri tipi di reati? No, assolutamente. No, assolutamente allora, no. Allora, assolutamente no. Allora, le due posizioni che lei riporta sono entrambe nel nostro programma e io non le trovo assolutamente in contraddizione, anzi. Il discorso è questo: il 41 bis, lo dice l'ONU, non lo dico io, non lo dice Potere al Popolo, è tortura. Si deve ricordare che siamo in un paese dominato dalla storia delle stragi risolte. Il 41 bis dal 75 nel 92 è stato, diciamo così, acuito proprio per quelle stragi. Allora, voglio passare, visto che lei ha parlato di ONU e soprattutto di Europa, proprio all'argomento europeo. Come si pone il potere al popolo rispetto all'Europa, alla politica europea? Vuole stare dentro, vuole stare fuori? Allora, la posizione è molto vicina a quella di France Insoumise. Loro hanno fatto dichiarazioni di voto, insomma, un appoggio, un endorsement per noi. Noi non siamo contrari all'idea d'Europa. L'Europa è probabilmente, come dire, il sogno più bello che ci possa essere, però l'Europa deve essere solidale, cioè dove c'è possibilità di curarsi. Ora, l'Europa attuale è un'Europa che non ha questo profilo. Io penso al pareggio di bilancio, penso a tanti trattati che in qualche modo vanno a portare a una compressione della spesa sociale. Quindi questi trattati vanno modificati radicalmente. Se non è possibile fare questo, noi non moriremo per l'Europa. E poi il tema dell'immigrazione, sul quale Potere al Popolo ritiene di avere un'idea chiara, che possiamo sintetizzare con meno emergenza, più potere alle amministrazioni locali. Secondo noi il problema dell'accoglienza è la pianificazione. E io credo che su questo, io non sono tendenzialmente una persona complottista, ma penso che sulla non pianificazione dell'accoglienza, sulla mancanza dei controlli, come dire, ci sia una qualche certa intenzionalità. Credo che il problema della migrazione, nel momento in cui viene pianificata, cioè accoglienza diffusa, diventa sostenibile economicamente, perché se noi le persone le teniamo come delle bestie, è evidente che una bomba sociale si crea. La pianificazione significa che non sono la prefettura o la questura a gestire l'accoglienza straordinaria, sono le istituzioni di prossimità che al momento non hanno ruolo nell'accoglienza straordinaria e che utilizzano il sistema STRAR, che è il sistema immediatamente successivo all'accoglienza straordinaria. Basta semplicemente passare a quel sistema e leviamo i soldi alle mafie.